Questa mattina nella Commissione consiliare sulle Universiadi si è fatto il punto della situazione in merito alle procedure, ai lavori svolti e a quelli da portare a termine per prepararsi al meglio all'evento del 2019. Entro ottobre dovremo aprire tutti i cantieri dei 13 impianti impegnati per le università. Questa è una buona notizia perché, considerando la media dei lavori che sono 5-6 mesi per ogni impianto sportivo, dovremmo farcela e quindi avere cantieri chiusi e quindi impianti praticabili per la tanto attesa, insomma, manifestazione sportiva. Per il San Paolo è stata fatta un'importante dichiarazione, sono stati avviati tutti i lavori che avevamo più volte annunciato: bagni, impianti, pista d'atletica, illuminazione, impianto di amplificazione, quindi questo è molto importante, ed è stato anche annunciato dalla struttura commissariale presente oggi, come dire, l'inizio dei lavori per i sediolini più o meno entro la fine dell'anno, quindi tra novembre, insomma, massimo dicembre. L'attesa per forte per le università, però i napoletani poi aspettano ogni settimana il Napoli. Questi lavori, diciamo, saranno del tutto compatibili con le partite? Sì, ci sono attività edilizie consolidate anche ed esperienze anche in altri stati d'Italia. Non credo ci siano difficoltà, dobbiamo soltanto, come dire, raccordarci meglio tra l'impresa che deve seguire i lavori, comune, struttura commissariale e Calcio Napoli, insomma, però si può andare avanti tranquillamente. Continuiamo a parlare ancora delle aggiudicazioni delle gare, della sistemazione degli atleti, anche se qualche passetto avanti si è fatto con la MSC che ospiterà su una nave, ma questa, diciamo, è ancora la partenza, perché noi immaginiamo l'accoglienza in un modo diverso, almeno io la immagino completamente diversa, non quella di dire vai a dormire sulla nave. L'accoglienza dovrebbe essere di tutt'altro ordine: ma dove noi andremo ad ancorare la nave? In un porto che è un disastro? Abbiamo un'idea di trasporto e di mobilità, ma non so se si sono resi conto della mobilità e del trasporto nella città di Napoli, che probabilmente è cosa molto diversa se l'andiamo a fare a Milano o l'andiamo a fare in un'altra città europea. Allora, se stiamo di fronte ad una realtà, dovremmo avere le idee chiare di che cosa significa il trasporto a Napoli.